Mi ricordo per esempio, fino a è venuto il porto romano e più tardi già in costruzione della seconda stazione è venuto il porto greco. Dopo dovevamo sempre adattare il progetto rispetto a questo dialogo, per me molto bello, con l'archeologia. Alvaro Siza, il grande architetto portoghese che ha ideato la stazione municipio della metro cittadina, è giunto a Napoli per condurre il gruppo di esperti al lavoro sul progetto del parco archeologico di Piazza Municipio. Con la ricostruzione stratigrafica della città di Napoli attraverso i secoli sarà realizzata una vera e propria macchina del tempo che metterà assieme archeologia, storia, architettura ed arte contemporanea. Io ho visto questa meravigliosa ascensione fino al museo in alto, partendo del porto. Quello che mi ha impressionato sempre è questa ascensione in un asse molto forte e che è in fondo la base, l'essenziale di questo progetto rispetto all'inserzione urbana, no? E mantenere questa immagine così antica che ha attraversato secoli. L'idea ambiziosissima è quella di fare di questa stazione, di questa piazza, un posto unico al mondo, e così sarà perché non c'è nessun'altra infrastruttura come la stazione di Piazza Municipio della metropolitana di Napoli, in cui si incontrano insieme due metropolitane, la linea 1 e la linea 6. All'interno di una ristrutturazione della piazza che sarà una delle piazze più lunghe, forse la piazza più lunga d'Italia, che va da Palazzo San Giacomo fino all'edificio, diciamo, viaggiatori del porto di Napoli, un unico grande spazio architettonico. Dentro questo spazio architettonico c'è una stazione progettata da uno dei più importanti architetti contemporanei, piena di opere d'arte, e al tempo stesso sarà un museo archeologico che racconterà i 2500 anni di storia della città, che sono stati tutti trovati, diciamo così, scavando questa stazione. Il museo sarà inaugurato entro la fine del 2019. Andrà a completare la stazione d'interscambio accompagnando i visitatori e gli utenti della metro lungo tutto il percorso sotterraneo. Intanto nel cantiere si lavora pietra su pietra al ripristino dell'antico bastione, già visibile in parte all'interno della stazione. Un bilancio fra la topografia, questa antiquissima immagine così forte, e anche il problema dell'archeologia, come sempre in Napoli, dove si fa un buco, vengono spagnoli, romani, grechi, arabi, normandi, tutti, no? Qui sono venute, come dire, alla luce, all'evidenza, le famose barche, che sono da sé meriterebbero una collocazione di carattere museale. Ma io credo che non sia solo questo, è proprio il riuscire a far sentire alla città ancora con una maggiore intensità l'appartenenza comune. Entro il 2019 è prevista anche la sistemazione della piazza e l'apertura dell'uscita della stazione che sbuca all'interno del porto. È un'opera, quella che stiamo portando avanti, di enorme importanza. Questa, come viene detto più volte, è la famosa porta del mare, no? Perché fa il collegamento da piazza e municipio, praticamente il porto. Chi arriva da mare, ma anche chi arriva da terra, potrà utilizzare tutte quante le rilevanti bellezze archeologiche che ci sono all'interno della stazione, che ci sono praticamente intorno. Quindi sarà un attrattore importantissimo per la città.